Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi anna. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, come sempre sulla web radio Senza Barcode. Dunque, nelle ultime settimane ho momentaneamente abbandonato il mondo antico per parlarvi dell'imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, e della festività di Halloween. Oggi però faccio volentieri ritorno a Roma nel secondo secolo d.C. per parlarvi di un imperatore romano molto abile e particolarmente severo, di nome e di fatto. Affronteremo infatti assieme la figura storica di Lucio Settimio Severo. Il nostro buon amico nasce a Leptis Magna, una florida e potente città commerciale dell'odierna Libia, l'11 aprile del 146, da una famiglia di rango equestre molto facoltosa, o come diremmo a Roma, impaccata dei sordi. Il padre, Publio Settimio Geta, di lontane origini cartaginesi, è infatti molto molto ricco, e la madre, Fulvia Pia, discende dalla gens Fulvia, una antica e nobile famiglia di Tusculum, località sita sui colli albani. Lucio vive un'infanzia tranquilla e agiata, e grazie allo zio Gaio Settimio, attivo in politica sotto Antonino Pio, a 18 anni viene ammesso nell'ordine senatorio, il che sembra una contraddizione in termini, ma così andavano le cose. Da qui inizia una fulminea carriera politica, che lo porta prima a divenire una sorta di avvocato dello Stato dell'epoca, poi tribuno militare, questore in Sardegna, legato in Africa, propretore in Spagna, governatore della Gaia Lugdunense, provincia dell'odierna area attorno a Lione, della Sicilia e, infine, console e governatore della Pannonia, grosso modo odierna Austria, sotto l'imperatore Commodo. Come sappiamo, proprio Commodo, nel 192, viene assassinato in seguito da una congiura, ed i senatori offrono la porpora imperiale a Publio Elvio Pertinace, un anziano e saggio membro del loro ordine. Anche Pertinace, tuttavia, fa una bruttissima fine quando cerca di colpire i pretoriani nel punto dove fa loro più male, cioè nel portafogli. Inizia a quel punto una contesa francamente indegna del nome di Roma, nella quale Tito Fulvio Sulpiciano, suocero del povero Pertinace, e Marco Didio Severo Giuliano, anziano e ricchissimo senatore originario di Milano, fanno letteralmente a gara a chi offre più soldi ai pretoriani in cambio del loro appoggio per il trono. Vince alla fine proprio Didio Giuliano, pagando ben 25.000 sesterzi ai pretoriani. Altrove però sono moltissimi soldati che, reputando indecente un simile mercimonio del trono imperiale, eleggono sovrani i propri comandanti. Ciò accade anche in Pannonia, dove i soldati acclamano imperatore proprio Settimio Severo, divenuto negli anni governatore abile e comandante militare inflessibile. Il Senato, dal canto suo, si affretta a sostenere Didio Giuliano ed a nominare Settimio Severo nemico pubblico, mentre le legioni della Siria eleggono imperatore Gaio Pescennio Nigro e quelle della Britannia Decimo Clodio Ceionio Settimio Albino. È insomma, ancora una volta, guerra civile. E Settimio Severo, dichiarando di voler vendicare l'assassino di Pertinace, del quale in realtà non è che gli importi proprio molto, è prontissimo a raccogliere la sfida. Dimostrando grande rapidità di pensiero e di azione, Settimio Severo scende immediatamente in Italia, puntando dritto su Roma, la capitale dell'impero. Didio Giuliano, poco avvezzo di questioni militari e non amato particolarmente dal popolo romano, fa ben presto la fine del sorcio, poiché proprio i pretoriani, che pure aveva pagato fior di quattrini, lo decapitano in un luogo tuttora sconosciuto per ordine del Senato, che intende in tal modo evitare la vendetta di Settimio Severo. È il 1 giugno del 193 ed il nostro amico originario della Libia si è già liberato di uno dei rivali. Di lì a pochi anni anche gli altri rivali vengono sconfitti ed uccisi. Settimio Severo sconfigge infatti Pescennio Nigro in 3 battaglie, presso Cizico, sulla costa turca, Nicea ed infine Isso, in Cilicia, dove parecchi secoli prima Alessandro Magno aveva inferto una dura sconfitta ai persiani guidati da Dario. Mentre tenta di fuggire verso Oriente in seguito a quest'ultima battaglia, Pescennio Nigro viene ucciso. Resta a quel punto soltanto Clodio Albino, peraltro il rivale più abile e pericoloso,
con cui non a caso Settimio Severo aveva stipulato una sorta di patto di non belligeranza mentre era impegnato a combattere Pescennio Nigro in Siria. La fragilissima tregua viene però meno presto e i due si sfidano a Lione, divenuta nel frattempo il quartier generale di Albino, in una durissima battaglia che dura oltre 2 giorni. Facciamo diventare di moda la sicurezza per la nostra vita. Le mascherine mediche validate anche come chirurgiche dal Ministero della Salute, con relativo nulla osta distribuito da Lifecare, sono in pacchi da 50 pezzi e sono realizzate per la protezione di ciò che inaliamo da naso e bocca. Si raccomanda di sostituirla ogni 4 ore. In caso di lavoro in presenza di fumi o polveri, ridurre il tempo del cambio, così come suggerito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La sicurezza di noi stessi e di chi ci circonda è un diritto e un dovere civico. Lifecare mette a disposizione 20.000 mascherine mediche validate anche come chirurgiche per uso personale. E per gli amici che ascoltano Web Radio senza barcode c'è uno sconto del 20%. Ogni pacchetto contiene 50 pezzi. Solo da Lifecare e con questa promozione è possibile trovare le mascherine mediche validate anche come chirurgiche al prezzo di 0,40 euro l'una. Per ordinare le mascherine mediche validate anche come chirurgiche, visitare il sito www.noiuniti.it nella sezione Novità. Nell'ordine indicare sconto senza barcode. Sconfitto, Albino muore, secondo alcune fonti, di propria mano, mentre altri sostengono che venga eliminato dai suoi stessi soldati, desiderosi di ingraziarsi il vincitore. Settimio Severo, dal canto suo, tiene fede al proprio nome. Manda la testa del suo ultimo rivale a Roma, come monito per chiunque altro osi sfidarlo, e fa decapitare la moglie di figli di Albino, facendo poi gettare i loro corpi nel fiume Rodano. Infine, rade al suolo la città di Lione, come punizione per aver offerto quartiere alle legioni di Albino. Come potrete immaginare, quando Settimio Severo fa ritorno a Roma per consolidare il proprio potere, trova i senatori particolarmente ubbidienti. Ciò tuttavia non gli basta, già che fa mettere a morte molti senatori, fra cui persino il consuocero Gaio Fulvio Plauziano, confisca i loro beni e scioglie la guardia pretoriana, ritenendola nient'altro che un covo di serpenti traditori. Quest'ultima cosa, va detto, non del tutto a torto. Settimio Severo, insomma, ci tiene a far capire che l'epoca della coesistenza pacifica fra imperatore e senato è finita per sempre. E non a caso gli storici individuano proprio nel suo regno il passaggio dell'impero romano da principato a dominato. L'imperatore, infatti, non è più un princeps, un gestore dello stato per conto del senato, ma un dominus, un vero e proprio autocrate dotato di dignità divina. Pretende, infatti, lo stesso Severo di essere riconosciuto dominus ac deus, signore e dio. Per quanto riguarda la politica interna, dopo aver, come detto, messo bene in chiaro chi è che comanda, l'imperatore crea un fondo imperiale privato, distinto dunque da quello pubblico, volendo in tal modo evitare le commistioni fra finanza statale e privata dei sovrani. Pur essendo fondamentalmente contrario alle persecuzioni contro i cristiani ed in generale contro le religioni diverse da quella romana, nel corso del suo regno, Settimio Severo non esita a lasciare mano libera ai governatori locali, in caso di possibili rivolte o comunque minacce all'ordine costituito imperiale motivate da credenze religiose. A livello economico, trovando uno stato in crisi da quel punto di vista, Severo tenta di porvi rimedio dimezzando la quantità di metallo prezioso presente nelle monete, anche se ciò negli anni determinerà una crescente inflazione. A livello militare, Settimio Severo si rende innanzitutto protagonista di una radicale riforma dell'esercito romano. Aumenta le legioni a 33, portando il totale degli armati dell'impero a circa 440.000 soldati. Aumenta la paga ai legionari, consentendo inoltre loro di sposarsi durante il servizio militare e di stabilirsi con le proprie famiglie al di fuori degli accampamenti. Cerca di migliorare in generale la vita dei legionari, migliorando fra le altre cose il rancio, che evidentemente prima non era propriamente preparato da Carlo Cracco. Severo chiaramente non è stupido e sa che più che mai il potere dell'imperatore deriva ormai dalla validità e dalla fedeltà dei soldati. In politica estera, l'imperatore conduce una campagna vittoriosa contro i Parti, il nemico orientale per eccellenza di Roma, fra il 197 e il 199. Riannette infatti all'impero la Mesopotamia orientale, per poi saccheggiare Ctesifonte, capitale nemica, riducendo inoltre in schiavitù buona parte dei suoi abitanti. Dopo questa notevole vittoria, Settimio Severo fa ritorno in Italia e lascia una delle legioni partiche di stanza vicino Roma, in modo da sfruttarla come ultima arma di difesa in caso di attacchi al cuore stesso dell'impero. Proprio grazie alla sua impresa orientale, Roma gli tributa la costruzione di un arco di trionfo,
che tutt'oggi fa bella mostra di sé nel Foro Romano. Nel 202 Settimio Severo conduce una campagna in Africa, in particolare contro la popolazione berbera dei Garamanti, che sconfigge a più riprese, ampliando la provincia di Numidia e ricacciando i suoi nemici nel cuore del deserto del Sahara. Nel 208, infine, conduce la sua ultima campagna in Britannia, dove sconfigge a più riprese i Caledoni, popolo originario dell'odierna Scozia, costringendoli alla pace, ed estendendo nuovamente i domini di Roma sino al Vallo di Antonino, precedentemente abbandonato. Non ha però più modo di tornare a Roma, giacché muore ad Eboracum, l'odierna città di York, il 4 febbraio del 211, all'età di 65 anni. Gli succedono i figli Lucio Settimio Bassiano, meglio noto con il soprannome di Caracalla, e Publio Settimio Geta. I due, come avremo modo di vedere, non andranno propriamente d'accordo e faranno ben comprendere il motivo dell'espressione fratelli coltelli. Facciamo diventare di moda la sicurezza. Le mascherine filtranti monouso FFP3 distribuite da Lifecare sono conformi alle indicazioni del Ministero della Salute. Lifecare mette a disposizione 14.500 mascherine FFP3 per uso personale. E per gli amici che ascoltano Web Radio senza barcode c'è uno sconto del 20%. Ogni pacchetto contiene 5 pezzi. Solo da Lifecare e nel limite di 14.500 pezzi è possibile acquistare mascherine FFP3 al prezzo di 4,50 € l'una. Per ordinare le mascherine FFP3 visitare il sito www.noiuniti.it nella sezione novità. Nell'ordine indicare sconto senza barcode. Settimio Severo, come detto, è stato un imperatore molto abile in politica estera, forse un po' meno in ambito economico, ed estremamente feroce ed inflessibile in politica interna. Siamo anni luce dalla nobiltà d'animo di un Marco Aurelio, ma d'altra parte, benché fossero passati neanche 20 anni dalla morte dell'imperatore filosofo, Roma era già cambiata troppo per poter rivedere un governo illuminato. Settimio Severo, insomma, ha fatto ciò che era necessario, non soltanto per garantirsi il potere, ma anche per assicurare la sopravvivenza dello stesso impero romano. E possiamo dire, in tal caso, che si è trattato di un valido sovrano. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento la prossima settimana, dove parleremo per l'appunto di Caracalla e Geta, come sempre qui sulla Web Radio senza barcode. Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla Web Radio senza barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi andare. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao.